Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su House Flipper per un video un po' così al cazzeggio, perché è un gioco che mi ha preso soprattutto nell'ultimo periodo, che magari non sapevo cosa giocare, mi mettevo lì e trovavo molto rilassante fare questo questa attività, diciamo, di rimodernamento di case. E vi voglio spiegare quelli che sono i nuovi DLC usciti e vi faccio vedere anche qualche chicca molto molto carina. Questa è la casa, vabbè, l'avete già vista, adesso non ricordo cosa avevo mostrato nel video iniziale quando avevo presentato il gioco, però questo è, diciamo, la mia sede di attività. Allora, in pratica, cosa succede? Il DLC ha aggiunto una mappa in carichi, l'HGTV, aggiunge questa sorta di, non lo so, programma televisivo americano, almeno mi ricordo, dove dobbiamo andare nella casa di queste persone e fare delle scelte, cioè prima di tutto pulirgli un pochino la casa, e dopodiché hanno due stanze in cui c'è un punto interrogativo, insomma, e noi possiamo optare tra un tipo di stanza o un'altra. Ad esempio questa casa qui sulla costa, questa vedete che ho fatto, avevano una stanza sopra in cui potevo scegliere se renderla una sala TV o una sala con un caminetto elettrico, e sotto questo ponte renderla una sauna, quindi tornati dal mare, perché qui c'è il mare, renderla, diciamo, una sauna oppure un capanno per gli attrezzi. Scelto quello, dovete stare sotto il budget, comprare gli oggetti che il gioco vi dice, è tutto molto guidato, particolare. Un'altra cosa interessante, hanno aggiunto un DLC, vabbè, quello del garden che ve l'ho fatto vedere, dove si fa il giardino, insomma, nuovi tool, si possono piantare le piante, interrarle proprio, mettere la ghiaia bicolore, mettere i vari oggetti esterni come i dondoli, le sedie sdraio, e inoltre si può partecipare a un concorso dei miglior giardino di tipo orientale, di tipo europeo, di tipo americano e varie cose. Se lo fate all'interno della vendita di una casa, avrete modo di aumentarne il valore qualora il vostro giardino fosse, non dico vincesse il concorso, ma dovesse essere reputato un buon giardino, si aumenta, mi pare, un 10% il valore della casa. Ma la cosa interessante, vedete, queste sono tutte le case che io ho venduto. Con questa è stata una delle più impegnative, perché ho dovuto proprio rimetterla a posto, riverniciarla e soprattutto fare tutte le stanze al piano di sopra, che non erano presenti. Avete la possibilità di vedere il portfolio, quindi tutte le cose che avete fatto. La casa alluvianata, vedete tutte le foto del prima e del dopo, che purtroppo tante volte a me non funziona. Vedete, io ho reso questo bagno, è diventato così. Questo era prima, questo era dopo, anche se ammetto che alcune case, un po' per sfinimento, ed è un peccato del gioco, un po' di case per sfinimento non l'ho mai fatta, non le ho mai completate proprio del tutto. Vediamo se abbiamo modo, l'ultima casa che ho fatto è stata questa, cioè guardate che differenza. No, volevo farvi vedere. Purtroppo queste non funzionano e non so perché. Comunque, in sintesi, questo è il mio modo di arredare le case. Purtroppo la foto prima non viene. Anche questa, il legno rosa, insomma, hanno voluto tutto rosa. Questi. Insomma, che cosa fate nel browser? Nel browser andate, acquistate una casa e la rivendete e completa, guadagnandoci. Sono arrivato al punto di comprare una delle case più costose, che è quella che voglio farvi vedere ora. Ora, non vi dirò nulla, vedendo così vediamo se vi viene in mente qualcosa, però vi leggo la descrizione. Casa degli anni 20, fatta di bellissimi mattoni rossi, mantenuta in uno stile coloniale, perfetta per una famiglia numerosa. I precedenti proprietari vivevano qui in 15. Particolarmente degno di nota è l'enorme cucina e sala da pranzo separata. Dietro casa si trova un'entrata esteriore molto pratica in cantiere. Io qua ho già capito, però c'è questa descrizione ulteriore. Sembra che io sia completamente da solo in questa casa. Dove sono andati tutti? Ciao! Due tipi sospetti ruotano intorno alla mia casa, o è solo la mia immaginazione? Sento dei passi, spero che non abbiano cattive intenzioni. L'ho pagata $437,000 e qui la riconoscete già, ve la faccio vedere molto rapidamente. Tra l'altro, io dopo averla comprata ho finito anche i soldi, quindi dovrò andare a fare dei lavoretti. Ho già iniziato, ho già 11.000 euro dollari da parte. Insomma, questo è il giardino, ovviamente adesso ve lo dico, la casa di mamma, ho perso l'aereo, potete vedere
film della mia infanzia. Potete vedere le macchinine, cioè praticamente questa è la casa dopo che Kevin è il bambino lasciato qui. Ci sono anche tutte le piume, il ventilatore, dopo che il bambino ha scacciato i ladri. Quindi come hanno trovato i genitori al rientro la loro casa. Ora sto cercando di sistemare, direi che possiamo prendere qua e pulire. Non si possono togliere, no, vanno tolte così. Evidentemente le piume si tolgono a mano. Vabbè, insomma. Cioè, ragazzi, cioè, la pizza, il Mario's Pizza, l'entrata sul retro con la lavanderia qua sotto, con le bici. Ma la chicca deve ancora venire, perché vabbè, a parte qua il fatto che ci sia questo annuncio di giornale dove dice sono ancora vivi e si parla appunto del vecchietto, insomma, che pulisce le strade, di cui si narrano delle leggende molto particolari. Una volta dentro, adesso vedete, possiamo andare a pulire, ripulire completamente la casa. Bisogna fare molta molta attenzione alla mappa. Io la mappa la vedo fortunatamente completa, con tutte le cose di sporcizia, perché sono salito di livello, perché più salite di livello e più potete notare sulla far apparire in minimappa le cose che non vanno bene. Ora io prendo la sedia, la rimetto a posto, anche se in realtà andrebbe qui. È un film questo che mi ha messo sempre tremenda tristezza, perché alla fine si percepiva comunque una sorta di benessere per quanto riguarda la casa e di disagio per quanto riguarda un po' tutto il resto. Qua dovremmo aver quasi pulito tutto, c'è un altro giornale, insomma c'è qualcosa da pulire qui che non capisco. Ma vi voglio far vedere la particolarità, cioè, la casa è veramente enorme, eh? Qua si scende ancora di sotto dove c'è la lavanderia. No, ma voglio dire, adesso le macchinine vanno rimesse a posto, cioè guardate qua, vi mostro anche il piano sopra, perché è veramente... Poi io non me lo ricordo alla lettera, però insomma, il bagno privato, la stanza, manca, a dir la verità, che non ho visto la casa sull'albero, ma probabilmente non è implementata nel gioco. Cioè, qua un'altra camera di bambini, un altro bagno, uno stanzino vuoto, e questo è la libreria che è stata fatta cadere da Kevin per recuperare, diciamo, i giochi, insomma, e poi di conseguenza liberare la tarantola. Cioè, io veramente una genialata. Qua un'altra cameretta, insomma. E che cosa si farà adesso? Si farà un po' di pulizia. Onestamente non saprei neanche come aumentare nel valore di questa casa. Potrei magari pensare di abbattere una qualche parete, magari, non lo so, adesso scusate, mi sto muovendo in modo forsennato, però ad esempio espandere questa stanza qui, o ingrandire il bagno, farlo diventare, andare anche in questa stanza qui. Quello è il lavoro che si può fare, ma già questa è una casa da endgame. Poi sarà un casino mettere via tutto. Io adesso faccio una bella cosa, pulisco tutto, le impronte, c'è anche le toilette di vernice che ha usato da lanciare addosso ai ladri. C'è proprio una finezza davvero in questa casa che ho gradito molto. La vecchia TV è molto molto interessante. Spero non ci siano poi anche i tizi sospetti che si aggirano intorno. Tra l'altro, sì, c'era il appunto qui la scena della pizza, con mette tieni il resto e lui era qua dietro. Qua sotto dove sono scesi sono scivolati, poi ci sono hanno gli ha dato fuoco a... Vabbè, insomma, non siamo qua a parlare di quel film, però insomma è sempre una cosa molto interessante, una cosa che ho gradito davvero. E niente, come aumentare il valore di questa casa? Beh, in realtà possiamo pensare di ridipingere un pochino le pareti e andare a ridipingerle, cambiare degli elettrodomestici, insomma, andare o anche solo a pulirla un po', levargli un po' di cose e poi andare a rivenderla. In realtà non credo ci sia molto da fare, se non il fatto che magari si potrebbe pulire un pochino dalla neve. Purtroppo qua poi è tutto innevato, quindi non possiamo nemmeno andare
a fare granché, cioè c'è l'erba, possiamo pensare di togliere l'erba e di togliere l'erba, cioè di togliere la neve e metterci dell'erba, insomma, però vabbè, questa è un'altra cosa. Allora, poi sono state aggiunte altre cose. Adesso posso spostare qui l'ufficio, però non ha molto senso. Posso vendere la casa, però credo guadagnerei qualcosina forse in più di quello che già avevo, però va bene. Allora, il senso del gioco è questo. Potete, adesso qua io posso sistemare ad esempio il mio giardino, ma in realtà perché magari, che so, voglio venderla, voglio comprarmi un'altra casa un po' più bella. Lo facciamo magari adesso. Un'altra cosa appunto, che volevo dirvi, c'è il giardino, c'è l'HGTV con tutti gli oggetti di lusso comunque o particolari che vengono usati anche nel gioco qua. Poi tutte le case che voi andate a sistemare in questo minigioco, le avete poi da acquistare. Infatti, se andiamo sul browser, c'è la possibilità di comprare la casa, quella che ho appena sistemato, dove potete vedere, in realtà non è così, ma è messa molto meglio quella che sistemate. Qua vi viene data invece abbastanza devastata. Se pensiamo invece a una casa che può essere quella del nostro ufficio, possiamo pensare a questa, 35.000 dollari. Però credo che non ce la possiamo permettere, onestamente. Una grossa pecca di questo titolo è il fatto che non si possono costruire pareti da zero, ma solo all'interno della casa. Diciamo un'altra cosa interessante è il fatto che c'è questo menu qua del radioattivo. Questo dovrebbe essere un DLC gratuito perché alcune case le potete acquistare e poi per poi scoprire che nel sottosuolo hanno in questo caso hanno un rifugio antiatomico, quindi in questo caso c'è questo rifugio qui. Ora io voglio vedere, cioè, prezzo della casa, mobili venduti, non mi va ancora di venderla, però insomma potrei pensare di vendere questa casa qui e poi vediamo quanto mi possono dare. Vi faccio vedere come funziona una vendita della casa. La vendita della casa potete fare in questo modo. Potete decidere di vendere la casa e prima però dovete spostare l'ufficio, quindi non lo possiamo fare. Però ve lo faccio vedere, magari poi non salvo la partita. Nel momento in cui voi andate nella vostra casa, andate all'aperto, andate comunque in una zona in cui non potete interagire con nulla. E premete il tasto invio. Il tasto invio vi consente di vendere la casa, inviare il giardino alla competizione. Lo provo a fare, un giardino americano, vediamo se funziona. Ci viene valutato abbastanza. 7,5% di aumento del valore della casa, quindi già potremmo qui pensare di andare a venderla. La metto all'asta e vediamo. L'abbiamo pagata 437.000, intanto iniziano già a fare le loro offerte d'asta, e nel momento in cui andiamo c'è anche Donna Trask che offre. Nel momento in cui andiamo in guadagno comparirà qua sotto l'utile quando abbiamo una famiglia. Vedete, è un peccato per questo gioco perché comunque far soldi è veramente semplice. Possiamo fare un shift più invio e andare a trattare, dire guarda, mi dai un 10.000, 9.000 dollari in più e io ti vendo la casa. Vediamo, gli mando un messaggio e vediamo. Ne hai spesi 400. Vabbè. In questo caso possiamo ritirare, quindi annullare l'asta, però pagando una pesante penale oppure andare ad accettare il tutto. Dopodiché il gioco ci dirà le modifiche che abbiamo fatto con le foto del prima e del dopo, ma io ho solo pulito. Non ho fatto granché, però ci ho guadagnato 50.000 dollari. È un peccato del gioco che spero risolvano. Vi ricordo, questo gioco uscirà, o è già uscito, dipende quando vedrete il video, in versione VR, quindi dove reagirete proprio con la realtà virtuale, e uscirà House Flipper City, mi pare, che è una sorta di The Tenants che avete già visto, che vi è piaciuto molto, in cui potete gestire più case, insomma, gli inquilini e altro. Ora abbiamo incassato un bel po' di soldi, possiamo andare ad esempio a comprare una casa, tipo questo garage qui, lo voglio comprare, vado e vediamo com'è come bunker.
Ogni volta che andrete a modificare una casa, che so, sulla Wikipedia del gioco, wiki del gioco, trovate dei suggerimenti, perché quelli che vedete sulla sinistra sono i possibili potenziali acquirenti. E se voi fate una stanza e volete renderla un ufficio, dovete rispettare dei parametri, tipo mettere delle librerie, un computer, una scrivania, una sedia da scrivania. E vedete anche i loro commenti. Infatti, uno mi diceva: non ho ancora abbastanza spazio per i miei libri. Allora aggiungevo librerie fino a quando mi ha detto: ah, adesso bastano. Ok, abbiamo comprato un garage, messo abbastanza male. Spesso vendere la macchina è abbastanza redditizio. Infatti, sono 2000 dollari. La vendo. A questo punto, scopriamo che sotto il Mario Spizza c'è qualcosa. Spostiamo il tappeto. No, non c'è niente. È qua sotto, infatti, il bunker. Allora, ha un locale che potrebbe diventare un bagno o un ufficio. Infatti, questo potremmo farlo diventare il nostro ufficio. In realtà, questo gioco, secondo me, ha la mancanza che vi ho detto prima, quindi la mancanza di una vera e propria sfida. A parte il vedere, che è impagabile, un ambiente cambiare in base ai vostri lavori e al vostro tempo, ma soprattutto un po' di perdita, diciamo, di possibilità di non guadagnarci ogni volta per forza. Quella casa lì l'ho comprata, ho tolto due lattine e ci ho guadagnato 50.000 dollari. E la seconda cosa, dare un senso un po' a tutto, cioè io ho questo come mio ufficio, ma cosa mi cambia avere lo spazio per l'auto? Potrebbe magari darmi, magari farmi spendere meno, andare alle case, quindi aggiungere una sorta di costo di, non lo so, di parcheggio per l'auto. Cioè, sto vaneggiando, lo so, però sono sempre aperto a nuove cose. Questo è il rifugio antiatomico di un tizio, abbastanza paranoico. Infatti, qua ci darà accesso a tutte le varie cose da poter mettere, e questo è un rifugio appunto alla 60 Seconds, che non serve assolutamente a niente, perché qua possiamo arredarlo, mettergli questo è un ingresso per un lavandino. Tutto questo non serve assolutamente a nulla, cioè è una cosa nucleare che sì, bellino, però si può uscire anche da qui. Tutto bello, divertente, magari quello che farei è murare, magari, e renderlo accessibile solo dal tombino. Sarebbe figo da vedere, cioè andare a smontare l'unica parte di accesso che c'è alla stanza, che è questa, andando a vendere questo e andando a murare con una parete questo. Non c'è abbastanza qui per una parete, perché? Non mi fai fare la parete? Ah, devo farla qui, perché lì c'è, è già stato fatto un... Vabbè, posso fare così. Vedete, vado a costruire la parete. E poi la andrò a dipingere, insomma, e la renderò uguale all'arresto in modo che non sia visibile dall'esterno. Una volta fatto questo, poi dall'altra parte potremo uscire soltanto dal tombino, e che non cambia nulla, cioè nel senso che io muro una stanza, gli creo il bunker non accessibile dal garage, ma solo dal tombino, ma che mi serve? Vabbè, insomma, è una cosa in più. E anche in questo caso io adesso posso andare a pulire, voglio vedere che cosa succede nel momento in cui io ho venduto tutte queste cose, rimetto in vendita l'ambiente, cioè io non sto smontando il gioco, sto analizzando quello che per me è un ottimo passatempo nei momenti in cui non so cosa giocare e mi metto a giocare ad House Flipper, ci gioco magari 2 ore. Ma al tempo stesso cerco di capirne quelli che sono i problemi, e magari ci confrontiamo anche, mi dite anche cosa ne pensate voi. Allora, intanto io vendo anche queste cose qui, che sono tutte cose da buttare. La bici costa abbastanza. Direi che abbiamo praticamente sistemato, questo non serve a niente. Lo voglio vendere proprio singolo, così come viene questo tavolo. Anzi, voglio venderlo proprio sgombro.
questo posto qua lo venderò sgombro, sarà un garage praticamente vuoto, così la gente arriva, lo compra e se lo arreda come ce ne ha voglia. Vendo tutto, anche il televisore, me ne faccio niente di questo, c'è una predisposizione per il bagno, ma chi se ne frega. Vendo tutto lo scatolame, il water glielo lascio, questo fluttua, il water te lo lascio, le gomme che fluttuano direi che sono qualcosa di abbastanza irregolare, via i poster, ed è un immobile pronto alla vendita. Ora tasto invio e vediamo che cosa si va a vendere, cosa guadagnare. L'abbiamo pagato $120,000, vediamo, perché se non vale la pena non lo vendo. In questo caso 125,000 con 8,000, ok, il guadagno non è tanto, mi dice quello che gli piace, accetto l'offerta, vendo e vedete, l'ho sgomberato, non l'ho nemmeno pulito e ci ho guadagnato un po'. Un peccato. Poi, se conoscete dei titoli simili, magari con un po' più di sfida, perché no? Consigliatemeli pure nei commenti. Questo era un video al cazzeggio, un po' di intrattenimento su quello che io ritengo un ottimo gioco per appassionati di magari di design, di arredo, insomma, che non cercano un aspetto manageriale, perché quello non c'è praticamente. Però il bello è che potete magari mettervi lì un'oretta o due, sistemare una casa, andare avanti un altro giorno e pian piano ve la sistemate, ve la fate come vi piace. Poi non ci potete fare nient'altro, quindi ve la vendete e con i soldi, col guadagno, andate avanti, comprate una casa più bella e dà soddisfazione, appunto. Il mio problema è che cerco qualcosa di manageriale, però il gioco è un gran gioco. Ci ho passato una quantità spropositata di ore, anzi, se devo dire la verità, ne ho passate una ventina ma in pochi giorni, quindi insomma mi sono divertito, Però ora che ho aggiunto la casa, quella grande, e mi resta, diciamo, come casa solo quella sulla luna, insomma, casa delle sposine è bellina, è bella grossa questa. Ultimiamo le cose andando a comprare questa, così questa sarà la casa, giusto per farvi capire che non ho intenzione di disinstallare il gioco, anzi, però che ho intenzione di andare a tempo perso a sistemarla, vediamo cosa si può fare, ridipingerla prima di tutto, pulirla un po', senza dubbio, anche quello. Vedete qua è tutto lo sporco, però andiamo all'interno e vediamo, abbiamo un qualcosa da pulire, però insomma vediamo le stanze, qua un ipotetico studio, il bagno è già deciso, qui c'è, addirittura di sotto si va, dove c'è un bel locale, qua si può rendere rifugio antiatomico, ma a che serve, o lavanderia, taverna, insomma potrebbe piacere a qualcuno. Poi abbiamo un caminetto e l'ultima stanza, che è un'altra camera che potrebbe diventare una cameretta. Abbiamo il piano di sopra, è un bel casone grande qua, dove abbiamo una stanza, avremo sicuramente un'altra stanza, un bagno, il bagno è qua, infatti qua abbiamo un'altra camera, qua si può fare un buon profitto, calcolando che ha 4 camere. Un bel seminterrato, direi proprio interrato del tutto, però insomma anche il giardino non è male, anche l'uscita all'esterno, quindi qua magari si può mettere una ringhiera e fare una espandere magari questo pavimento e fare una sorta di veranda esterna. Non si può modificare purtroppo il tetto, quindi vabbè, però questa è sicuramente una sfida in cui mi dedicherò prossimamente. Ora torno in ufficio e salverò il gioco. Ragazzi, questo era House Flip, è un video un po' così, un video relax, un video che sicuramente vi metterò in un giorno in cui non è previsto un video ordinario, giusto per intrattenervi un po' e rimostrarvi un gioco che comunque di cui ringrazio anche Ivan Di Pietro, che mi ha regalato tempo fa, mesi fa, il DLC di HGTV. Fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente di questo titolo. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.